È scaduto lo scorso 15 giugno il decreto del governo che fissava le misure per il contenimento del Covid e sono entrate in vigore nuove regole con l'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. È arrivato ora dalla Regione Campania un atto di richiamo e raccomandazione nel quale vengono elencate le disposizioni stabilite nel decreto del Ministero della Salute del 15 giugno scorso e quelle che derivano dalla circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 aprile scorso per quel che riguarda i luoghi di lavoro pubblici e quelle che derivano dall'intesa governo-parti sociali dello scorso 4 maggio per quel che riguarda il settore privato. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta quindi obbligatorio, ribadiscono da Palazzo Santa Lucia, sui mezzi di trasporto, sui treni, autobus, navi e traghetti, per i visitatori e per il personale delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza e le RSA. Richiama poi i datori di lavoro pubblici e privati e i cittadini tutti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti per quel che riguarda i luoghi di lavoro pubblici, come per il personale che si trovi a contatto con il pubblico, il cosiddetto sportello, e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive, l'uso è fortemente raccomandato. In altri, come in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente, l'uso non è necessario. Per il settore privato, fino al 30 giugno, i lavoratori, dai negozi agli uffici, alle catene di montaggio, ai bar e ristoranti, dovranno continuare a indossare la mascherina. Per loro resta obbligatoria in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro al chiuso o all'aperto.